Aspetti il tuo, tu e noi.
Dalla lettera ai Romani di San Paolo Apostolo. Il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Chi serve il Cristo in queste cose è bene accetta Dio e stimato dagli uomini.
Diamoci dunque alle opere della pace e alla edificazione vicendevole.
Con la libertà dei figli invochiamo Dio Padre, che ci ama e ascolta le nostre preghiere. Illumina i nostri occhi, Signore. Ti ringraziamo di averci illuminati con lo Spirito che procede da te e dal Figlio tuo. Facci sostanziamo nella sua luce per tutta la lunghezza di questa giornata. La tua sapienza ci prenda per mano. Perché camminiamo nella via della vita. Insegnaci ad affrontare coraggiosamente ogni avversità. Per servirti sempre con animo generoso. Sii tu l'ispiratore dei nostri pensieri e delle nostre azioni. Perché collaboriamo docilmente con la tua provvidenza. Affidiamo a Dio Padre ogni nostra ripartenza con gratitudine per il cammino che fin qua abbiamo fatto con te, che vivi il nostro cammino e ci accompagni fino agli estremi confini della terra per farci scorgere l'oltre che è per noi e che è ora. Ci rivolgiamo a te, Dio Padre, con le parole di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. O Dio, vera luce e sorgente della luce, ascolta la nostra preghiera del mattino e fa che, meditando con perseveranza la tua legge, viviamo sempre illuminati dallo splendore della tua verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Padre di ogni vita, che con noi cammini, abiti e sei, e ricordaci che oggi è il giorno in cui avere fiducia, il giorno